parole. Ho fatto riferimento all'impero romano, no? Quindi non si diventava cittadini romani d'amblè, ma per amore, per quello che rappresentava Roma all'epoca. E noi crediamo che uno possa diventare cittadino semplicemente con un percorso in cui possa dimostrare l'amore per questa terra. Le contaminazioni culturali ci devono essere e dobbiamo avere solamente una capacità, quella di non immaginare che per essere contaminati bisogna rinunciare alla propria identità. In quest'ottica quindi crediamo che le regole che esistano siano delle regole importanti, forti, ma che permettano tranquillamente di acquisire la cittadinanza, di potersi rapportare con gli altri senza dover fare delle scelte che invece possono pregiudicare questo tipo di aspetto e valore. Allora, bisognerà chiedere al professor Canfora